Ciao, questo video l'ho preparato per te che in questo momento non puoi andare dalla tua estetista di fiducia a farti un bel trattamento, un bel massaggio o altro. Ho pensato di prepararti un piccolo allenamento di yoga facciale per mantenere il tuo viso tonico e in forma, almeno fino a quando non riapriranno di nuovo i centri estetici. Se non mi conosci, io sono Petra, ideatrice del programma Viso in Forma e aiuto le donne a tonificare, a migliorare e ringiovanire i loro visi con lo yoga facciale affinché si vedano ancora più belle e sicure di sé. Iniziamo col pronunciare in modo accentuato la parola Y. E adesso il contrario, yau. Il prossimo esercizio è il lifting del viso. Fai la O lunga e stretta. Tira in dentro entrambe le labbra, così, e adesso sulle guance e mantieni questa posizione. Respira, verifica che la O sia bella lunga e stretta. Se trovi qualche piega ai lati della bocca, puoi appoggiare i palmi delle mani per mantenere la pelle distesa e tieni ancora 2 e 1 e stop. Qualche secondo di pausa e rifacciamo l'esercizio. Quindi O, labbra tirate indentro e solleva le guance. E mantieni tutto il tempo questa posizione. Attenzione a non strizzare gli occhi, a non corrugare la fronte e respira e mantieni questa posizione ancora per 3, 2, 1 e stop. Ancora una ripetizione, quindi O lunga e stretta. Tira indentro entrambe le labbra e solleva le guance. Se noti qualche piega ai lati della bocca oppure ai lato degli occhi, puoi coprire quella zona con le mani in modo da tenere la pelle distesa. Respira, mantieni tutte le posizioni. E ancora 2 e 1 e stop. Passiamo al prossimo esercizio, il lifting delle sopracciglia. Quindi o con le dita o con i talloni delle mani, spingi le sopracciglia su e verso l'esterno, con la fronte invece spingi in giù tutto il tempo. La fronte spinge tutto il tempo in giù, con le mani o con le dita spingi le sopracciglia in su e verso l'esterno e mantieni questa posizione. Attenzione a non sollevare le spalle. Respira e ancora 2. E uno e stop. Qualche secondo di ripresa e rifacciamo di nuovo questo esercizio. Quindi le sopracciglia le spingi in su e verso l'esterno in modo da stirare la zona tra gli occhi. La fronte invece spinge in giù, ovvero cerca come se volessi chiudere gli occhi. Non esagerare con la forza, con la spinta della fronte. Se soffri di cervicale, ti suggerisco di fare questo esercizio con la testa appoggiata oppure nella posizione orizzontale. E 2, e 1, e stop. Abbiamo ancora una ripetizione, quindi dicevo, se hai difficoltà con problemi di cervicale, puoi fare questo esercizio in posizione sdraiata. Quindi posiziona di nuovo, spingi su le sopracciglia e verso l'esterno e la fronte invece spinge in giù tutto il tempo. Respira, le spalle stanno giù, rilassate. Cerca di percepire ogni movimento, i muscoli che stai usando. E stop. E abbiamo ancora l'esercizio schiacciatempie. Quindi posiziona i palmi delle mani sulle tempie, così, includendo anche la punta delle sopracciglia. Le dita appoggiale sulla testa, le spalle stanno giù e adesso schiaccia verso l'interno e tira con le mani pian piano in su e indietro. Mantieni questa posizione e adesso
chiudi gli occhi con abbastanza forza in modo da sentire la resistenza, l'opposizione. Anche qui non esagerare con la forza, altrimenti rischi di corrugare la zona tra le sopracciglia. Le spalle stanno giù. Respira e tieni ancora due e uno e stop. Rilassati, muovi un po' le spalle e rifacciamo questo esercizio. Quindi mani sulle tempie. Premi e tira indietro e in su. Mantieni questa posizione e adesso chiudi gli occhi e tienili chiusi tutto il tempo. Anche questo esercizio, se hai problemi al collo, problemi di cervicale, lo puoi fare con la testa appoggiata al muro oppure sul divano, oppure farla in posizione orizzontale. E ancora 3, 2 e 1 e stop. Di nuovo muovi un po' le spalle. E ultima ripetizione, quindi mani sulle tempie, schiaccia verso l'interno e tira indentro e in su. Così mantieni questa posizione e chiudi gli occhi e tienili tutto il tempo chiusi. Se non senti alcuna resistenza con la chiusura degli occhi, cerca di spostare il palmo della mano un po' più avanti. Respira, spalle giù e tieni ancora 3. 2 e 1 e stop. Possiamo picchiettare un pochino con i polpastrelli su tutto il viso. Adesso è un buon momento anche per applicare una crema, farti una maschera se vuoi. Questo mini allenamento lo puoi fare ogni giorno, ti prenderà appena 5 minuti del tuo tempo. Se invece vuoi imparare altri esercizi di yoga facciale e seguire un programma ben strutturato, fino al 3 di aprile puoi avere il mio corso online Viso in Forma ad un prezzo promozionale. In più, il 15% del ricavato sarà destinato alla sanità italiana, che in questo momento ne ha veramente bisogno. Clicca sul link per saperne di più. Io ti ringrazio e ti auguro buon allenamento!